ministro, arriviamo a questo appuntamento guardando più dietro o guardando più avanti? Allora, io per carattere e per abitudine cerco, come avete visto nel poco tempo che siamo stati insieme, di vedere sempre la positività delle cose. Quindi io sono uno che guarda non a quello che è stato, perché quello che è stato ti dà un'idea, ti dà una strada, ma il tema è da riscrivere ogni giorno, quindi io sono abituato a guardare quello che sarà domani e mi auguro per tutti, per me, per tutta la città, per i ragazzi e per la società, che ci sia la possibilità di che arrivino momenti migliori, tutto qua. Se lei dovesse tracciare un bilancio della sua esperienza ad Alessandria, da quando è arrivato insieme a Mister Bianchini fino ad oggi, che cosa tira fuori? Tiro fuori un momento, direi molto buono all'inizio, la prima fase è stata forse quella dove siamo riusciti a costruire di più e a fare di più, e sono arrivati anche i risultati. Poi da là sembrava, non dico in discesa, ma una gara, una battaglia tutte le volte. Poi per altre situazioni sappiamo come è andata a finire. Quando siamo ritornati c'era grande voglia, grande determinazione, sapevamo che comunque, come ho già detto tante volte, le situazioni mutano e cambiano, quindi anche se vivi lo stesso posto, magari anche solo dopo un mese, ma cambiano le persone, è stato un po' destabilizzante, quindi è stato un po' faticoso riindirizzarsi sulla via corretta. I risultati purtroppo non ci hanno dato ragione e ci siamo trovati lì in fondo con problematiche poi che abbiamo visto. Per quanto riguarda la mia esperienza, poi finisco, ho dato il massimo tutti i giorni, in tutti i momenti, mi sono dedicato a questo perché mi piace farlo. Con grande voglia, grande determinazione, sicuramente ci sono stati anche degli errori perché fanno parte comunque del contesto, no? O la formazione la sbaglia, o una situazione la può sbagliare, però per quanto mi riguarda è estremamente affascinante, bella, vissuta con grande passione, grande amore, e mi auguro che ci siano altre possibilità, insomma. E basta, quindi tutto sommato, cioè, nella negatività, come vi dico sempre, io cerco sempre l'aspetto positivo e qualcosa che mi porta a casa l'esperienza. Quindi la chiave di volta è non aver potuto andare avanti in quella prima parte, che ingranando anche sfruttando quella sosta in più, cioè la partita con l'Atalanta del 23, vi ha permesso di lavorare, quindi aver interrotto anche in un momento, anche dopo il risultato negativo, però in realtà il risultato negativo si è messo in un contesto che poteva però poi determinare magari una linea di continuità che poi da quel momento lì non c'è più stata. Esatto, quello che è mancato un po', credo anche ai ragazzi, perché i ragazzi si erano affidati molto a mister e a me come secondo, quindi avevano preso dei punti di riferimento e ci stava dando, cioè, soddisfazioni a noi che lavoravamo, magari un po' meno a volte nei risultati, però la prestazione c'è sempre stata, e quindi è un po' questo il rammarico. Dispiace essere stati mandati via dopo una partita dove, tra virgolette, hai abbastanza dominato e hai preso gol all'ultimo secondo, quindi è uno su rigore, quindi però questo è il calcio, non mi meraviglio più di niente, nel senso che non sono qua a recriminare, a fare, uno può
poi fa le cose in funzione di quello che si trova in quel momento ad affrontare. E poi quando siamo ritornati l'abbiamo fatto con mille difficoltà, perché comunque c'era da rifondare comunque una squadra, c'era da riorganizzare un po' tutto il lavoro, e lì insomma abbiamo perso un po' di energie e ci ha portato poi a non fare il risultato, e questo ha un po' abbassato quella che era la grande voglia, la grande determinazione con la quale eravamo ritornati. E invece a livello di prospettiva, visto che ormai questa stagione si sta chiudendo, lei a livello personale che prospettive pensa di avere? E se per assurdo dovesse arrivare una telefonata dall'Alessandria che si iscrive in Serie D e dicesse: mister, lei vuole continuare? Lei cosa risponde? Io voglio fare questo di mestiere, nel senso che ho studiato, vi ho già detto altre volte, ho studiato per fare questo, e sarebbe una bella possibilità, nel senso far vedere che insomma, un certo tipo di lavoro ti può portare ad ottenere anche dei risultati. Sarebbe una grande sfida. Io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi io sono lì, sono uomo di calcio, so come funziona, e quindi faccio il mio lavoro. Chiunque mi chiamerà, se avrò la possibilità, perché come vi dicevo anche l'altra volta, è una questione di opportunità, sempre. Non sono altre situazioni, non sei tu che devi decidere. A volte tu sei in mano a delle altre gente e tu devi essere solo bravo a gestire questa situazione. Cambiamo di domani, situazione, disponibilità, rispetto sono gli stessi, si porta di nuovo qualche primavera, non mi ha visto, si porta qualche primavera, come era successo? Cioè, qualcuno sì. Degli tipo Giovanni Foresta ha fatto 10-12 minuti, un po' di più perché poi quei 10 minuti di recupero hanno allungato. Te l'ho già detto cosa pensavo di Giovanni. Di alzarglielo. Di alzarglielo, però si è allenato tutta la settimana. Avevi detto, vediamo la risposta. Della settimana, si è allenato, si è allenato bene, andando anche un po' sopra il dolore che inevitabilmente c'è e ci devi un po' convivere in questa situazione qua. Si è allenato bene, quindi già adesso ci sarà dei minuti in più per lui. E il resto, gli altri che hanno fuori? Non li ho recuperati, Siafa non l'ho recuperato, Gasul è stato male tutta la settimana, Fumano non l'ho recuperato. Quindi era muscolare, sì. Magni uguale. Rota, anche lui fatto un po' fatica, non si è allenato al 100%, quindi andare a rischiare prima di campionato non ha nessun senso. E della primavera chi è stato convocato? Muratore, quelli dell'altra volta in aggiunta, De Ponti. Torna anche De Ponti, sì, perché loro giocano oggi, noi giochiamo lo stesso giorno, quindi ho la possibilità di portarlo. È una partita con due squadre che una ha una posizione sicura, non cambia, non può né salire né scendere, noi abbiamo chiuso, come si gioca una partita di questo tipo? Cioè loro sono terzi e restano, spezzeranno poi l'altra fila della prima fase. Noi cosa succederà dopo domenica? Rompete le righe, restate, che fate? Ma l'idea della società è quella di chiudere la stagione dopo la partita, e poi i ragazzi avranno modo qualche giorno di finire, chiudere le ultime cose, però insomma c'è la chiusura della stagione. Adesso vediamo se qualcuno andrà, quelli in età, non so, con la primavera, io questo non lo so perché ci sono ancora due partite in più, c'è l'ultima, lo spareggio, quindi vediamo insomma se ci sarà bisogno da parte loro, ma per noi insomma finisce qui. Io sono così. Io
colgo l'occasione di salutarvi, magari domani, sì, ci vediamo domani. Per quanto mi riguarda, abbiamo avuto modo di frequentarci 5 settimane, insomma non tantissimo, però la cosa che vi ringrazio è che c'è sempre stata grande stima e non c'è mai stato nessuno che è andato sopra le righe, ha rispettato quello che era il mio lavoro e non è così, vi ringrazio perché non è così scontato, è una situazione complicata, quindi grazie, è stato per me un piacere anche collaborare con voi in queste settimane. Quindi. Anche per me. Grey Pride, se vuoi andare tra l'altro, non so se hai visto tra sì, ho letto. Quattro locali fanno questa cosa che è anche carina. Sì, ci sta, nel senso che, ripeto, mi spiace tantissimo anche per loro, perché comunque abbiamo visto scemare un po' la cosa, no? Il non venire più allo stadio è diventata quasi tra virgolette una normalità, e questo è il più grande dispiacere per una squadra di calcio o una squadra sportiva, insomma, ma la mancanza del pubblico, alzo le mani dicendo è colpa nostra, e quindi hanno tutto il diritto di fare quello che stanno facendo, anche perché nel bene e nel male hanno sempre rispettato. È normale che quando si va in campo si prendano dei nomi, questo fa parte del gioco, non è scritto nel contratto, ma fa parte del gioco, e noi siamo professionisti, dobbiamo prenderceli e metterceli dentro, portarceli a casa. Grazie. Grazie a voi.